un'impresa diversa ogni giorno. E mi ha dimostrato che spesso quello che succede in un giorno cambia totalmente la visione delle cose. La mattina con il sole ci svegliamo con degli obiettivi e dei pensieri e la sera prima di andare a dormire sembra che tutto sia capovolto. E il giorno dopo ritroviamo poi quello che è il significato di quello che abbiamo visto il giorno prima. Ciao Edo, com'è Ciao andata la carissimo, settimana? alla grande, non sto neanche a riflettere cosa risponderti alla grande, sono arrivato chiuso come un riccio e me ne vado aperto come un albatros. Fantastico. Questa è l'unica risposta che riesco a darti dal cuore, diretta, dritto. Ah, bellissimo. Piena di sorprese, piena di cose impreviste. Molto bello, molto intenso. Cosa ti porti a casa con questa esperienza? È una Nicoletta nuova. La settimana è andata oltre le aspettative. Ci ha riempito, ci ha tolto tutto e riempito di orrore. Cosa vi portate a casa di questa esperienza? Ci portiamo a casa la parte migliore di noi che era assopita o annullata e l'abbiamo. Com'è andata questa settimana, ragazze? Vai! Allora, è andata benissimo, più di quello che mi aspettavo. Voi siete gli organizzatori, sono veramente una bomba di energia, di semplicità e di umiltà che viene proprio trasmessa. Allora, cosa mi porto a casa? Mi porto a casa tanta serenità, tanta carica, tanta energia, la demolizione dell'ego, che è una cosa molto molto importante. E soprattutto il non giudizio. Perfetto. Grazie. Sono molto contenta di come è andata la settimana, è stata una bella esperienza, diversa da quello a cui ero abituata. Ciao Donata, com'è andata la settimana? Bene, benissimo. Sto riflettendo sul rientro, mi porto a casa il sole, il vento, il paesaggio lunare, la sabbia, le onde, il rumore dell'oceano. E tanti, tanti, tanti suggerimenti che ho avuto da questo gruppo fantastico. Dalla settimana. Intensa, decisamente intensa. Bene. Cosa ti è piaciuto di più? Ma tutto, poi fondamentalmente tutto. Tutto perché mi è piaciuto il ritrovarmi con delle persone a me completamente sconosciuto, tranne qualcuno, ok? Ma questo riuscire a integrarsi con ognuno. È stata una settimana bellissima. Io quando sono arrivata qui mi aspettavo questo, tutto questo, e speravo che fosse così, così dal paesaggio, così selvaggio. E speravo di trovare persone con cui costruire proprio su questo paesaggio, che è un paesaggio così aurorale, così semplice, nuovo. Grande settimana, emozionante e costruttiva. Ringraziamo tutti in gruppo, Carlo. È stata una bella esperienza. Cosa vi portate a casa? Tanta gioia. Sì. Tanta forza, tanto coraggio, tanto entusiasmo. E tanta carica. Sì. La settimana è andata benissimo, non poteva andare meglio. Esperienza bellissima da rifare, con delle persone speciali. Che dire? Bella, Bella. bella, bella e. Grazie. Il mese, non è una settimana, è un mese. Un Sembra una settimana, ma se consideri che ogni giorno vale per 4, 7 per 4, 28, più due bonus, è un mese È di un mese TLA. che siamo qua, sì. E dovremmo stare bene per un anno. Sì, per un anno. Troppo a lungo, per un anno troppo a lungo. Sì. Cosa vi portate a casa, E noi ci ragazze? portiamo a casa 38 persone meno due che siamo io e te, con la loro esperienza, con una gioia, una condivisione unica che ci ha arricchito.
Come è andata la settimana, Paoli? Io direi semplicemente alto e livello, come il mio modo di dire e le cose. Estasiante. Cosa siamo vi è piaciuto dell'isola? Tutto. Ci troviamo, almeno dal mio punto di vista, mi sono trovato caricato. Fantastico. Come è andata la settimana, ragazzi? Benissimo. Abbiamo conosciuto persone fantastiche. Niente, abbiamo optato per il poliamore. Ricorda tu cosa dici? Io faccio la donna delle pulizie. Lui è mio marito, che è un avvocato penalista, e l'altra mia moglie, che è una... Comunque io posso dirti una cosa, Beppe, ti dico una cosa che... Così sono protetta da... Ho avuto un grosso pregiudizio, gliel'ho detto nei suoi confronti. Ma grosso. Ma molto grosso, e adesso invece l'amo. Amore, l'importante è... Quindi ti porti a casa l'amore. Il pregiudizio grosso tu ce l'abbia sempre. Nicola!